Martino Volpini, assistant coach di questo Montecchio che perde qui a Soverato 3-1, però disputando un'ottima gara, probabilmente sfiorata anche l'idea di andare al tiebreak e di agganciare almeno un punticino qui a Soverato. Avete sprecato 7 set ball, forse il rammarico maggiore è questo. Il primo commento che mi viene a dire è che questa squadra sta continuando a stupire, siamo partiti con l'obiettivo della salvezza e ogni settimana stiamo alzando il livello in partita, anche agli allenamenti, e ci stiamo confrontando con tutte le realtà a testa alta e secondo me diciamo stupendo anche con risultati, perché all'inizio anno non ci aspettavamo una partenza così super all'inizio. Quindi questa partita è finita, abbiamo perso, però niente a recriminare alle ragazze, è un gruppo spettacolare che sta crescendo. Analizzando più nel dettaglio tecnico, specialmente gli ultimi due set, forse è mancato qualcosina proprio nelle battute finali, perché per il resto la squadra ha condotto una gara tenendo testa al Soverato dal primo all'ultimo set. Questo sicuramente, è il fatto di avere comunque una squadra tutta di nazionale italiana e con tutte ragazze giovani come età gruppo, alla prima esperienza, sicuramente a lungo andare qualcosa paghiamo, però col gruppo stiamo ottenendo tantissimi risultati e tante soddisfazioni, questo sicuramente. Un avvio comunque positivo per la squadra, per la sua squadra, che comunque ricordiamo è una matricola di questo campionato. Sono trascorse praticamente 8 giornate, come giudica queste 8 giornate di questa Serie A2, se sono come se le aspettava ad inizio stagione? Come giudico? Come detto prima, noi 2 anni fa eravamo in B2, siamo saliti in B1, quest'anno in A2, abbiamo fatto questa squadra e con l'aspettativa di salvezza, ma secondo me se continuiamo a lavorare così, crescendo ogni settimana, ogni giorno in palestra, ci possiamo togliere più di qualche altra soddisfazione, sicuramente. Melissa Donà, di positivo prendiamo soprattutto il risultato di quest'oggi, arriva addirittura l'intera posta in palio quando a un certo punto sembrava si dovesse andare al tiebreak, quindi 3 punti pesanti per come sono maturati, anche se sappiamo che oggi il Soverato sicuramente dal punto di vista del gioco non ha offerto una bella prestazione. Sì, di positivo davvero, i 3 punti e la reazione che c'è stata con partita praticamente al tie break, perché eravamo sotto veramente di tanto, un'ottima reazione, siamo state brave in quello. Non sono soddisfatta per quello che c'è stato prima, nel senso che comunque ci siamo messe in difficoltà da sole, abbiamo sbagliato tante battute, non difeso palloni che secondo me erano difendibili. Questa era una squadra tosta, perché è una squadra che non molla niente, che fa appunto della grinta la loro forza, ma noi se vogliamo puntare ai piani alti della classifica dobbiamo migliorare in questo. Ecco, la sensazione che si è avuta dall'esterno in questo avvio di campionato è che proprio nelle partite in casa, paradossalmente, il Soverato sta soffrendo ancora di più. Sì, ed è stranissimo, perché io ringrazio i nostri tifosi, ci hanno dato tanta carica, ci danno sempre tanta carica. Dovremmo veramente riuscire a fare come abbiamo fatto ad esempio 2 anni fa, che qui non passava nessuno. Chi viene qui a giocare se la deve fare sotto, scusate il termine, però il nostro pubblico deve essere la nostra forza in più, quindi dobbiamo comandare a casa nostra e spero davvero che questa partita ci serva di lezione. Infine, giocare male e vincere comunque contro una squadra coriacea sicuramente dà tanta energia, tanti stimoli per il futuro ed è un buon viatico anche per migliorare. No, sicuramente, dobbiamo prendere di positivo questo. Però se appunto vogliamo fare un campionato di vertice dobbiamo essere più spietate, nel senso approfittare delle debolezze delle squadre che incontriamo, se ne hanno, e cercare di capitalizzare, perché secondo me potevamo davvero vincere questa partita giocando come sappiamo giocare, come ci alleniamo, potevamo vincerla 3-0 e anche con un punteggio non tirato come è stato. Quindi che ci sarà di lezione per la prossima.